Eccoci qui con Pino Turi, segretario generale UIL Scuola, e siamo venuti a trovare Turi nella sua cabina di regia qui a Roma e gli facciamo innanzitutto una domanda sul concorso straordinario. Giusto di queste ore la sentenza del TAR che ha ammesso un ricorrente proprio della UIL Scuola e quindi chiediamo quali sono le prospettive per questo concorso straordinario per il quale diversi candidati, si parla di alcune migliaia, non avrebbero svolto le prove per le quali erano stati chiamati e che quindi potrebbero a questo punto anche loro rivolgersi al TAR. Turi, cosa ne pensa? Senta, che noi fossimo contrari a questo concorso è cosa risaputa, però io vorrei uscire dallo scontro ideologico e andare nel concreto. Questo è un concorso partito male e finito peggio. La pandemia non ha aiutato, ma l'errore già c'era. Noi abbiamo sottoscritto un accordo per fare un concorso rapido, perché doveva essere in grado di mettere a settembre scorso in ruolo. Già questo è un fallimento. Ma per uscire appunto dagli schemi ideologici, oggi, dopo la sentenza che lei ha ricordato, dobbiamo dire che il sistema dei concorsi è fallito e siamo ancora in tempo a trovare una soluzione alternativa perché settembre prossimo è dietro l'angolo. Qui non si rischia di far saltare l'anno scolastico soltanto per effetto del Covid, perché già un anno e questo lo stiamo perdendo. Ma se non ci sarà il personale in servizio il primo settembre prossimo, si rischia di far saltare il terzo anno. Noi abbiamo delle proposte e vediamo che nella finanziaria non c'è questa visione, non c'è questo allarme. Quindi bisogna eliminare lo scontro ideologico e mettersi intorno a un tavolo per trovare le soluzioni. Quindi lei sta mettendo in discussione anche i concorsi ordinari, ci sono oltre 500.000 di domande di persone che attendono. Lo dice lei, 500.000 di domande non si possono esaurire in poco tempo e non si può aspettare per il settembre prossimo un concorso ordinario. Ci vogliono strumenti straordinari per far fronte a un sistema straordinario. Qual è la vostra proposta in 30 secondi? La nostra proposta è semplice, bisognerebbe confermare l'organico su base biennale o triennale meglio. È inutile stare a fare l'organico ogni anno, quindi per 3 anni l'organico fisso. Una volta stabilizzato l'organico, si può stabilizzare il personale, anche quello non di ruolo, ma non faccio più contratti annuali, li faccio triennali, garantisco la continuità didattica e in 3 anni posso stabilizzare queste persone su quel posto. Abbiamo risolto il problema in questa maniera, ma ci vuole una visione. Ovviamente in 3 anni lo puoi formare, gli puoi fare anche una TAC per vedere se c'è un cervello fatto bene, ma non si può dire che non vada a scegliere i migliori, perché in 3 anni si possono trovare tutti gli strumenti per scegliere i docenti che hanno una vocazione, perché sono tutti bravi. Il problema è la vocazione. Quindi al termine del triennio si farebbe comunque una selezione cosiddetta in uscita. Io penso che bisognerebbe fare una screening d'ingresso e poi anche anno dopo anno fare delle verifiche, ma dopo 3 anni a questa persona si deve riconoscere la professionalità oppure no. Quindi non è una ulteriore verifica al terzo anno, ma una soluzione di stabilizzazione. Non si può pensare di governare un sistema così complesso con 250.000 precari. Certo, Turi, parliamo di contratto. Ci sono novità perché nella legge di bilancio arrivano 400.000.000 di euro però per tutti i dipendenti pubblici. Quali sono poi le ricadute qualora si arrivasse a un accordo e un rinnovo contrattuale? Allora, noi riteniamo che siano insufficienti. 400.000.000 non servono neanche per coprire il cosiddetto la fase che l'anno scorso ci ha consentito di rinnovare i contratti, perché sennò dovremmo restituire la famosa quota perequativa e nella scuola che ci sono stipendi bassi la perequazione è molto ampia, ci vorrebbe quasi la cifra stanziata in più. Si parla di 250.000.000 solo per la perequazione. Lo dice lei, quindi 250.000.000 per la perequazione significa che non si aumenta di un centesimo lo stipendio
E non si può pensare di riconoscere una professionalità, specialmente a quelli che definiamo gli angeli, gli eroi, e poi alla fine gli diamo una pacca sulle spalle e non ci sta un riconoscimento economico. Il problema, bisogna che si facciano delle scelte. Capisco che il paese è in una situazione difficile, ma le scelte vanno fatte. I soldi del Recovery Fund devono servire per dare una prospettiva di paese e di futuro. La finanziaria doveva fare questo collegamento e secondo noi è debole, è pallida, è inefficiente, perché l'unico elemento positivo è che non ci sono tagli. Vorrei vedere chi ha il coraggio di fare dei tagli in una situazione del genere. Cioè, sarebbe proprio da vedere. Ecco, sulla situazione del genere, in questi giorni si sta ponendo il quesito se riaprire per le scuole superiori la didattica in presenza, e poi comunque ci sono delle località, le cosiddette zone rosse, dove anche le scuole medie, seconde e terze sono diciamo in cosiddetta DAD. Lei cosa ne pensa su questo, e soprattutto cosa si poteva fare per evitare che si arrivasse di nuovo alla didattica a distanza? Noi lo abbiamo detto, sottoscritto già ad agosto, abbiamo sottoscritto un protocollo per tenere le scuole in presenza e in sicurezza. Purtroppo non si è fatto tutto quello che si doveva fare. Noi abbiamo molto insistito sui presidi medici, anzi presidi sanitari, ed è quello che sta mancando. Abbiamo molto insistito sul collegamento con i trasporti, e non si è fatto. Quindi tutto quello che non si è fatto in 8 mesi non si può fare in 10 giorni. Noi siamo per aprire le scuole in presenza, perché la didattica a distanza è un surrogato pallido della scuola, non è scuola. Bene, grazie a Pino Turi e alla prossima. Grazie a voi.